Non ero preparato. Buon pomeriggio, allora avete attraversato gli umani digitali laggiù e adesso invece abbiamo gli umani veri qua. Io vi ringrazio, non pensavamo che andasse tutto così bene, sinceramente pochi minuti fa stavamo ancora spazzando le moquette. Oggi, adesso, in questo momento è tipico delle organizzazioni complesse, improvvisamente è tutto partito, no? Le organizzazioni complesse, lo studio anche internet, hanno una loro logica e un loro percorso che spesso è vincente. Io direi che è stato proprio vincente, no? Sindaco. Mi pare di sì, almeno ho visto i dati che si riscontrano in rete, poi vedremo quelli della partecipazione degli umani concreti, ecco, non quelli digitali, spero sia grande. Abbiamo dato questo segno forte sulla città, mettendo a disposizione il centro storico, tante sedi prestigiose e il ponte di mezzo. Il ponte di mezzo di solito viene utilizzato solo per il carrello del gioco del ponte, quindi una manifestazione di tradizione importante, qui che parla della storia della città. Oggi lo utilizziamo per parlare del futuro del pianeta, ecco, è una suggestione importante. Io voglio ringraziare di cuore tutte, ora parleranno, quindi le vedrete, tutte le istituzioni che hanno collaborato, ma prima fra tutte la Regione Toscana, Stella Targetti, il Presidente Rossi che sarà con noi nei prossimi giorni, perché dobbiamo all'impegno della Regione questo livello dell'iniziativa, cioè il fatto che si abbia un vero festival come era nella nostra speranza e come era nel desiderio di alcuni di noi, ecco, che qualche anno fa pensarono, vedo Anna Vaccarelli qui davanti a me, che pensarono a questa iniziativa e che oggi sono particolarmente gratificati nel vederla realizzata, anche diciamo come sentimento proprio personalissimo. La Regione si è impegnata, ha dato continuità ad un impegno che veniva da più lontano, perché per me, per noi, questo festival è anche la continuazione dei meeting di San Rossore, cioè di un impegno critico sui grandi temi della globalizzazione che oggi prende questa forma e indaga queste forme di futuro, dato che internet pervade tutte le forme di futuro e darà forma al nostro futuro come dà già forma al nostro presente. Che si faccia a Pisa questo festival che ha preso una statura italiana ed europea per la partecipazione e internazionale ha un senso, perché Pisa è la città della rete, di internet, del registro dei domini.it al CNR, che è parte essenziale anche dell'ideazione del festival o anche del punto EU, oppure
Pisa è la culla dell'informatica italiana, oppure è la città che ha visto Adriano Olivetti fare le sue esperienze, creare qui il primo calcolatore elettronico che è ancora in mostra ai vecchi macelli, che lo sarà meglio fra qualche mese o fra qualche anno quando avremo fatto la cittadella galileana. Insomma, ci sono tantissimi motivi perché una città della scienza e della cultura è una città fatta della presenza di tantissimi giovani e di culture giovanili molto vitali sia la città dell'Internet Festival. Ecco, credo che questo ci gratifichi molto e vorrei dire che questo è davvero il primo festival e dipenderà anche da noi, dalla partecipazione, dalla condivisione che sapremo dare, dall'apertura della città che non diventi l'ultimo ma sia il primo di una lunga serie. Pisa ha questo grande festival, ha altre occasioni, come a novembre avremo il Pisa Book Festival, quindi siamo quelli di internet, siamo quelli di libri, siamo quelli della cultura a 360 gradi e vorremmo essere riconosciuti ancora così nel mondo grande che ci guarda. Grazie a tutti. Assolutamente sì, a Pisa in Toscana, eh? Quindi questo è il motivo per cui abbiamo fortemente voluto questo festival e lo abbiamo voluto a Pisa per prima di tutto, come piace dire sempre, per valorizzare una vocazione di un territorio, una vocazione che viene da lontano, che non è solo una storia ma un presente fatto di ricerca, fatto di imprese innovative che ovviamente noi contiamo essere a servizio dello sviluppo della Toscana. Quindi questo per noi, e del paese ovviamente, quindi per noi questa è la priorità, quella di valorizzare una vocazione del territorio. Ma approfitto anche per dire che noi come Regione Toscana crediamo, il motivo anche perché abbiamo voluto questo festival, e è perché noi crediamo moltissimo nelle tecnologie dell'informazione e comunicazione come leva di cambiamento positivo per la pubblica amministrazione. Ci stiamo investendo da tempo e a propria dimostrazione di questo abbiamo anche una nostra presenza come Regione Toscana qui, dei colleghi della Regione Toscana saranno qui in questi giorni a raccontare anche, non soltanto a parlare di carta nazionale dei servizi, ma anche a raccontare le tante infrastrutture di servizi che la Toscana in questi anni ha messo in ponte, che ad oggi si parla tanto di quanto la demilitarizzazione può far bene ai risparmi della pubblica amministrazione. Per noi è un fatto che viviamo tutti i giorni, infrastrutture come Sirius che hanno dematerializzato ad esempio il ciclo dell'acquisto dei farmaci nella sanità, porta soltanto nei primi 9 mesi del 2012 ci ha portato un risparmio calcolato di più di un milione di euro, tanto per darvi un'idea. Abbiamo l'infrastruttura Paci che ci serve a comunicare con i cittadini che vogliano a mandarci documentazione in formato elettronico, e questo ci fa soltanto nei primi 12 mesi del 9 mesi del 2012 ha permesso di risparmiare 50.000 euro e siamo solo all'inizio, perché ancora pochi cittadini, poche imprese fruiscono di questa infrastruttura. Dobbiamo far conoscere le opportunità che abbiamo costruito. Ovviamente il nostro impegno è anche per continuare a ribadire che internet è bene comune, che internet è un diritto di cittadinanza, e su questo noi come dire, anche su questo noi investiamo, quindi la connettività in banda larga prima di tutto, perché questo siamo chiamati come pubblica amministrazione a investire sempre di più su questo. E abbiamo un territorio che è coperto al 98% della banda larga, ma sappiamo che non basta. Stiamo già intervenendo da un anno, cantierizzando interventi per 16 milioni di euro, 16 milioni messi dalla Regione, altri 10 dal Ministero dello Sviluppo Economico, per cercare di qualificare la connettività in Toscana. Quindi, e sappiamo bene che ci dobbiamo trovare pronti alla sfida che ci pone l'Europa della banda ultralarga, dei 50 megabyte a casa del cittadino, anche per questo ci stiamo attrezzando. E non solo, ma ovviamente dobbiamo dimenticare anche quello che è il digital divide culturale, il fatto che ancora in Toscana ci siano tante persone, al 36% dei cittadini che non ha mai fatto un accesso ad internet, e purtroppo la maggior parte di questi risponde perché non è capace o perché non ritiene che internet sia interessante. Quindi ancora abbiamo tantissimo lavoro da fare, ma è anche per questo che abbiamo voluto il Festival Internet, per fare un percorso insieme, per mettere a punto anche strategie sempre più efficaci e politiche sempre più efficaci per raggiungere gli obiettivi che vogliamo. Internet, bene davvero comune e diritto di cittadinanza.